Noi da oggi abbiamo il centro comunale di raccolta anche a Valderice, dove i cittadini potranno conferire i rifiuti, plastica, carta, cartone e anche ingombranti, e potranno avere delle agevolazioni sulla TARI, la tassa sui rifiuti. Noi già un sistema di agevolazione l'avevamo previsto a settembre, qualche settimana fa abbiamo approvato uno schema di modifica, delle proposte di modifica che servono a chiarire e specificare meglio il sistema delle agevolazioni che riguardano non soltanto i cittadini privati, ma anche le attività produttive. Quindi sconti sulle tasse, ma su che importo? Si va da un minimo del 10% fino a un massimo del 30% dello sconto sulla tassa sui rifiuti, che credo che sia, diciamo, un incentivo, un'agevolazione abbastanza consistente. Le agevolazioni saranno relative alla quantità del materiale che viene conferito, ma anche alla sua qualità. Saranno delle, diciamo, misure ponderate che, sulle basi della quale poi si andranno a determinare le agevolazioni per i cittadini. Quindi in base a se si porta vetro, carta o plastica, diciamo che l'indice del peso cambia. Esattamente, questo è un sistema, diciamo, che tiene conto della qualità e della tipologia del rifiuto che viene conferito. Di base possiamo dire che il minimo da conferire per ottenere e arrivare al minimo dell'agevolazione è di 100 kg.